Parlare delle parole è ovviamente un ossimoro. Io sono un fermo sostenitore dell'idea che alcuni aspetti della cultura siano indispensabili per esercitare un mestiere come il nostro, in maniera particolare conoscere la retorica. Questo perché? Perché fondamentalmente noi curiamo attraverso parole, comprendiamo la mente dei nostri pazienti attraverso le parole che essi dicono. Anche se osserviamo tutto ciò che fa la controlla, che si mette dentro la parola, tendiamo a non comprendere quanto e cosa la parola effettivamente raccolga e di conseguenza comunichi. Diceva Gorgia, nel V secolo a.C., che la parola è potente signora, anche se poi in greco sarebbe un maschile, con assai piccolo e inavvertibile corpo, realizza imprese digne di un Dio, può fermare la paura, può togliere il dolore e infondere gioia e sviluppare compassione. Già Gorgia comprendeva, come la retorica, che utilizzando delle formule verbali era fondamentalmente possibile trasmettere affetti, emozioni, che la parola fosse essenzialmente questo, che fosse corpo-pulsione, corpo-pulsione, affetto. Ma come nasce questo? Nasce quando noi siamo molto piccoli, quando noi siamo infans, e infans vuol dire non capace di parlare, privo di parola. Ogni lingua traduce qualcosa di immanente alla lingua stessa, in realtà immanente ai parlanti. È qualcosa che ogni lingua costantemente esprime, ma che mai riesce a dire. Ebbene, questo è un arsenale fonetico illimitato, è un infinitamente variegato balbettio, di cui si era tutti quanti noi provvisti da bambini, quando avevamo capacità articolatorie in grado di renderci poliglotti, e cioè capaci di parlare qualunque lingua. Ebbene, Jacobson, il famoso linguista, affascinato proprio dalla lazione infantile, rileva che nello stadio che lui definisce l'apice del balbettio, i bambini hanno facoltà fonatorie al di là di ogni limite, potenzialmente quindi, come ho già detto, sono in grado di parlare qualunque lingua, in realtà ne parlano una soltanto, che non è mai ovviamente una lingua. Ebbene, il fatto è che a questi suoni, a questa parola degli inizi che tutti noi abbiamo avuto e che anch'io mentre ora parlo immetto nella mia parola, è legato a qualcos'altro, qualcosa che voi state ascoltando e che io cerco di darvi. E questo qualcosa essenzialmente si innesta nei miei suoni stessi. Come scrive Lorwald, il neonato non coglie le singole parole separate fra loro e separate dalla esperienza totale, ma si trova immerso, inglobato in un flusso di parole che parte di una esperienza globale all'interno della diade madre bambino. Quindi, ovviamente, che parole sono? Noi tutti ci siamo fondati attraverso esperienze che abbiamo amplificato e abbiamo confermato attraverso parole. E la primissima di queste esperienze è stato il riuscire a mettere in forma il nostro corpo a pulsione, cioè le nostre emozioni, il nostro inconscio emotivo, come viene alterato e modificato poi nelle più gravi psicopatologie, tra cui le psicosi. Ma per comprendere quest'area, che cosa io voglio dirvi veramente, andrei ad Alice nel Paese delle Meraviglie. Qui voi sapete che Alice comincia il libro stesso, perché si annoia nel vedere che il libro che la sorella legge è privo di figure e di dialoghi. Ovvero, che cosa significa? Le figure sono rappresentazioni di cosa, diremmo in termini psicanalitici, visive in questo caso, e i dialoghi sono invece delle rappresentazioni verbali motori. Però qui nel libro che legge la sorella di Alice, entrambi questi fenomeni essenzialmente corporei e pulsionali, molto affettivi, sono, come nel nostro linguaggio adulto, in quello che noi sempre parliamo, raccolti all'interno di un linguaggio convenzionale che li traduce sotto a metafore e a formule retoriche. Allora Alice vede invece un coniglio passare, perché si annoia di fronte a questo
linguaggio adulto che non riesce ancora a conquistare, grazie al coniglio si infila nel sottosuolo, dove va alle origini della stessa parola. Nel senso di questo libro che Alice dietro lo specchio, lei si deve confrontare con uno specchio, quindi con l'immagine, con l'enigma che la parola contiene, che è l'enigma della rappresentazione. E cioè noi effettivamente quando parliamo, quando comunichiamo, quando esistiamo, sentiamo di essere un io, ma com'è possibile? Visto che se facciamo più attenzione, io non esiste fondamentalmente, comunque siamo qualcosa di molto mutevole e molto inafferrabile, proprio l'enigma che ci ricorda Alice. Premetto che il fondamento umano indubbiamente ha la capacità costante di rimuovere, almeno in Occidente, quelli che sono gli aspetti più enigmatici del nostro vivere quotidiano. Eppure sono sempre lì, sono anche qui, adesso, in questo momento. Alice supera questo specchio e entra in una famosa bottega, dove trova una pecora che sferruzza Amalia. La cosa è molto importante perché è in contatto in questo suo viaggio iniziatico con qualcosa di molto istintuale, molto di memo interlinguo, in contiani transizionale. E in questo negozio non riesce ad afferrare nulla. Appena guarda un oggetto sullo scaffale, questo oggetto si sposta e addirittura non riesce più neanche a vederlo, cioè si confronta con la imprendibilità dell'immagine di sé e della rappresentazione che noi diamo alle cose. Cioè scopre che in origine, sotto al linguaggio apparente, noi non sappiamo cosa stiamo effettivamente dicendo. E per capirlo, lei improvvisamente vede apparire in questo negozio un famoso personaggio, per chi conosca questi libri, che si chiama Humpty Dumpty, in termini intraducibile in italiano, anche se c'è chi ha tentato di renderlo con Bindolo Rondolo, per esempio, che è un uomo, guarda caso, ed è, guarda caso, pieno di sé, è veramente un carico di una autosufficienza narcisistica, diremmo oggi, sprezzante addirittura. Ebbene, Amadeus è il signore, il padrone delle parole. E dice subito, invece di restare imparata lì a bombardare da sola, dimmi piuttosto il tuo nome, che cosa sei venuta a fare? Quindi l'enigma è quello del nome proprio. Il mio nome è Alice, ma un nome davvero stupido, che cosa significa? I nomi dovrebbero forse significare qualcosa, chiede Alice. Chiaro che sì, il mio nome significa la mia forma, ed è una forma molto bella per giunta. Un nome come tu potresti avere qualsiasi forma o quasi. Il linguaggio delle origini, quello che noi sempre parliamo e non vogliamo vedere che stiamo parlando, è un linguaggio in cui in realtà noi pieghiamo le cose a dire la nostra forma, le obblighiamo a dire sostanzialmente ciò che sentiamo, i nostri affetti, le nostre pulsioni, ciò che noi siamo in quel momento, il nostro corpo anche se vogliamo. Questo è il vero linguaggio che è dentro, sotto e prima di qualunque linguaggio che è nel balbettio delle origini. Quando potenzialmente parliamo con qualunque lingua, perché siamo in contatto con qualunque emozione e sensazione. La plasticità dunque delle parole, qui le rende parole corpo, parole esperienza. In pratica qui non c'è il divario che c'è ora di cui sto parlando fra un significante e un significato. Significante che obbedisce a leggi interne al linguaggio e che dunque è fondamentalmente convenzionalmente legato in maniera arbitraria a un significato. Qui invece noi il significato lo sentiamo, ce l'avevo detto, c'è una diretta continuità fra rappresentazione di cosa e rappresentazione di parola. Una diretta continuità. Quando io uso una parola, dice quindi Humpty Dumpty, essa significa esattamente ciò che io voglio che significhi. Qui sta il problema, disse Alice, se voi davvero dovete fare sì che le parole dicano ciò che voi volete. Il problema è proprio chi deve essere il padrone, ecco tutto, qualunque bambino. E noi quando siamo stati bambini abbiamo saputo questo, abbiamo piegato le parole a ciò che volevamo dire. Pensate alla propria mamma, quando eravamo piccoli la propria mamma voleva dire tantissime cose, voleva dire quanto la mamma ci rispecchiava e quanto no, quanto ci confermava e quanto no, quanto ci amava e quanto no, che sensazioni letteralmente ci dava la sua presenza, il suo volto, il suo abbraccio, il suo tocco, il suo odore. E perciò dice anche Dante che qui, ad esempio, la parola implicabilità, come la usa lui, come la usa lui perché Alice non la comprende, vuol dire cose che per noi sarebbero sul piano logico assurde. Io intendevo dire che di quel soggetto ne abbiamo abbastanza, tanto vorrebbe che tu dicessi che cosa vuoi fare. Insomma, la parola impenetrabilità non vorrebbe dire questo nel piano del linguaggio convenzionale, ma nel piano del linguaggio che aderisce all'emozione, all'esperienza, sì. Alla sua esperienza, sì.
D'altronde Freud ci è arrivato, ovviamente, perché no, ci mancherebbe altro, e dice le parole sono un materiale plastico con il quale si può fare di tutto. E Freud se ne intendeva bene, visto che ha creato la talking cure, cioè la cura, la terapia, che agisce attraverso parole. Noi comprendiamo i pazienti attraverso parole, ma siamo davvero sicuri di comprenderli attraverso ciò che ci dicono razionalmente, facendo caso alla separazione e al, tra significante e significato, e al significato quindi arbitrario che loro danno a quelle parole. Noi non comprendiamo in realtà tantissime cose che poi attraverso le nostre reverie, durante l'incontro e poi dopo, riemergono in noi e che ci portano immagini, sensazioni che piano piano creano un mosaico, un puzzle che ci permette realmente e solo di fare la diagnosi. La diagnosi certo che ci può sembrare assai poco obiettiva, eppure basandosi sul contatto inconscio-inconscio che la parola crea, è la più sicura che esista, come vuole ben intuiva. Questa ha a che fare con una cosa che io sto trasmettendo, perché voi comunque quando parlate trasmettete, che è proprio quello che io volevo dire prima e che ci vuol dire antidanti, cioè con quello che potremmo chiamare l'inconscio emotivo, che oggi corrisponde a ciò che un po' più genericamente chiamiamo memoria implicita, che un pochino, se vogliamo, prima e sotto a quello che siamo abituati a immaginare come l'inconscio dinamico. L'inconscio emotivo è la primissima attribuzione che noi diamo, appunto da molto piccoli, da neonati, alle nostre emozioni, ai nostri affetti. E questa attribuzione di significato, questo cominciare a capire cosa vogliamo e cosa no, si plasma nelle prime esperienze relazionali affettive. Questo inconscio emotivo genera poi dopo e per sempre, se nasce male, non si fonda, come magari nelle psicosi e sinceramente creerà poi i problemi che sappiamo che tra poco dirò, genera invece la capacità altrimenti di percepire, di trattare le emozioni. E infatti il super classico di quello che riscopre è l'emozione di non provare emozioni, ma di non sapere neanche dire, ma appunto perché non le sa sentire, non sa immettere dentro alla parola quella parola delle origini che corrisponderebbe a delle mente, all'emozione, dandole significato. Delinea anche questo inconscio emotivo la coscienza inconsapevole, pensate un po', cioè la identità, lo specchio di Alice, il rispecchiamento narcisistico, e cioè la coscienza inconsapevole di esistere, il sé, quel sé primario di cui parla anche Damasio dal punto di vista delle neuroscienze. E quindi determina il nostro modo, il nostro stile, di relazionarsi con il mondo. Ebbene, come forniamo queste attribuzioni di significato alle emozioni? Io credo che fondamentalmente gli studi di Stern, per esempio, e di altri ancora, ci aiutino a capire che nella danza interattiva al bambino l'inconscio emotivo si forma in quanto noi riusciamo a dare significato e a riconoscere le varie emozioni in base a degli elementi che sono essenzialmente sensoriali ed affettivi, che si basano sulla comunicazione tra vari canali sensoriali. Perché formano quella prima astrazione che Stern chiama astrazione amodale, che Aristotele chiamava il senso comune. Cioè dietro ai sensi, dentro ai vari sensi, la vista, l'udito, l'olfatto, c'è una specie di prima funzione mentale che riesce ad astrarre da queste varie percezioni sensoriali qualcosa, cioè un ritmo. Certamente la gioia e i vari tipi di gioia hanno ritmi diversi fra loro, e intanto più è diverso, un ritmo molto più lento della depressione. Hanno un suono delle emozioni che permette di farle riconoscere. E suono che acquistano il timbro, il tono, l'accento. Hanno anche dei gesti che vi corrispondono. L'abbraccio o viceversa un gesto che respinge. Hanno poi delle forme. Sì, come Stern ci ricorda, il dono comincia a riconoscere cose, forme, affetti che provano quelle cose con quelle persone attraverso forme iniziali, cerchi, triangoli, linee. Spesso in movimento e cangianti. Se ci fate caso, questa potenzialità della parola originale che è dentro la parola comune ci diventa evidente, se non proprio non lo vogliamo vedere noi e i pazienti, quando leggiamo una qualunque poesia. Perché la poesia per definizione è l'autoconsapevolezza, molto più lucida forse di quella di molti psichiatri, di molti analisti, che la parola contiene un'altra parola, che la parola vuol dire tantissime cose in più di quelle che noi sul piano convenzionale ci sforziamo di intendere, ma che in realtà, diciamo, anche le altre le riceviamo costantemente ed è su quelle che poi spesso basiamo un giudizio oppure no.
La poesia infatti sul ritmo, pensate sui suoni, sinestesie, a stazioni modali per riattingere la identità in contatto soggettivo con il mondo e che, fondata dal mondo, lo fonda a sua volta. Il delirio cosa fa invece? Beh, se manca il conscio emotivo, voi immaginatevi come diventa difficile parlare. E come a quel punto la parola non può non essere profondamente disorganizzata. Ed essere una identità non riconosciuta e di un inconscio, emotivo non costruito. Mancano cioè le parole cose soggettive che fonderebbero la parola anche convenzionale, perché noi passiamo alla parola consensuale solo dopo aver piegato prima da piccoli le parole a dire ciò che sentivamo e a capire così ciò che sentivamo. Non più quindi astrazioni e ciò che sentivano gli altri, la lettura della propria e dell'altro in mente. Quindi non più qui nel delirio astrazioni amodali, inconscio emotivo o coscienza inconsapevole di esistere, ma parole vicarianti, una materia plastica che è priva di un sé che traduce davvero sensazioni, emozioni. Certo, Oeterlin, prima di impazzire, riesce a dirlo, lo sente benissimo, non è l'unico, però certamente è l'unico che poi avverte dentro di sé una profonda mancanza dell'inconscio emotivo che di lì in poi lo risucchierà. Un segno siamo, senza spiegazione. Siamo senza dolore, quasi abbiamo perso la lingua in terra straniera. Questo è il vuoto che noi sentiamo, il vuoto di sensazioni, emozioni a cui poter attribuire significati, non che non ci fossero, ma erano senz'altro prive di significati, sede anche di traumi e ferite. Allora, come sostituire, come cercare, come fanno i nostri pazienti, specie quando appunto così gravi in area psicotica, affettiva o schizofrenica, come fanno a sostituire o a cercare l'inconscio emotivo? Beh, schematicamente abbiamo due modalità. O si costruisce una parola che cerchi e scavi nel corpo, che tenti di diventare corpo. È il caso di Antonin Artaud. Chi conosca Artaud sa che tutta la poetica di Artaud, ma anche la sua, così, i suoi scritti teorici, parlano sempre di corpo, corpo, corpo senza organi, corpo sofferente. Lui sente che nel corpo c'è qualcosa, ma non riesce a dirlo, non riesce a costruirle, a prima attraverso una tappa iniziale di inconscio emotivo che poi diventa parola successivamente comunicabile. Allora cade in delle parole che sfruttano unicamente l'effetto fonetico, l'effetto fonico, e queste lui le considerava poesie, ma sono scritte in fase acuta. Ratara, 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 tatara, rana. E pare che lui nel fare questo facesse dei gesti molto violenti, quasi mimando in maniera grottesca, perché è un tempo l'antica poesia, perché voi sapete che la poesia, per esempio nella Grecia antica, era danzata, oltre che suonata. Tant'è vero che ancora oggi nelle poesie greche parliamo del piede della poesia. Ma l'altra modalità la troviamo ad esempio in un ballerino, ad esempio, Vaslav Nijinsky, che fu chiamato il dio della danza per i balzi che faceva in palcoscenico e che si raccontava, perciò attirava folle enormi, fosse oltre da librarsi nell'aria per un tempo molto lungo. Nijinsky, anche lui, terminerà la sua carriera per un gravissimo e definitivo ingresso nella schizofrenia, scrive febbrilmente in quel momento un diario. Quindi qui invece c'è il tentativo di creare parole molto astratte che si allontanino dal corpo e cerchino di raggiungere l'inconscio emotivo mancante, poco costruito, attraverso un'altra strada, quella della estrema astrazione. E se andate a leggere questo comune delirio, il combustibile è una cosa sui diari, il combustibile è una cosa necessaria, perciò bisogna farne economia, non voglio che si pensi per me basta e avanza, io non amo l'egoismo, io amo tutti, cioè noi parliamo qui di disorganizzazione, di dissociazione, ma in realtà c'è la ricerca di nessi e di forme, di quelle prime astrazioni amodali che non ci sono, come se il processo che viene chiamato anche di Gestalt, di messa in forma iniziale nelle psicosi, fosse originariamente, in origine, danneggiato. E questo è molto importante anche sul piano terapeutico, non dobbiamo questi pazienti leggere un presunto inconscio mosso, un significato simbolico delle parole che ci dicono, bensì leggere il dramma che vi è sotto e aiutarvi a ricostruire invece il significato emotivo che si fa attraverso la relazione, con interpretazioni che facciano più notare al paziente cosa sta facendo e come lo ha costruito nel suo sviluppo infantile, piuttosto che non andare a leggere dei significati
cui questi significanti rinvierebbero, perché non ci sono significati per il soggetto accessibile a cui il significante rinvierebbe. Certo, tutta la cosa quando leggiamo un grande poeta. Wallace Stevens, la palma al fine della mente, oltre l'ultimo pensiero, sorge nella scena bronzea. Un cielo dalle piume d'oro canta nella palma, senza senso umano, senza sentimento umano, un canto strano. Sai allora che non è la ragione a farci felici o infelici. L'uccello canta, le piume splendono. Se questa poesia vi tocca, vi metti i brividi, è soltanto perché c'è dentro la capacità di giocare tra coscienza e l'inconscio come uno psicologico non riesce più a fare, e come noi anche difficilmente però facciamo, e cioè la capacità di mettere insieme una parola che è convenzionale, comprensibile a voi tutti, a noi tutti, che è straordinario, perché è una parola ormai lontanissima, la parola delle origini, pure riuscire a farvi risuonare all'interno, come non mai, attraverso ritmi, forme, suoni, pause, sensazioni, affetti, farvi risuonare all'interno la parola originale con noi invece siamo, questa esperienza che lui ci fa sentire. Perciò la parola è il corpo che ci tocca nel corpo, e infatti vi sfido a non sentire quanto con un paziente voi non sentiate qualcosa anche nel corpo mentre lui parla, mentre lui dice. Lacan ci ricorda infatti che la sublimazione, e cioè la capacità di fare arti, in questo caso di fare poesia, non è altro che la capacità di elevare un oggetto alla dignità della cosa. La cosa, la chose, come chiama Lacan, das Ding, in quanto attinge anche ad Heidegger, la cosa è per Lacan, fondamentalmente potremmo dire ora, noi alla luce della nostra lettura, la parola di X, il corpo, l'indicibile, l'enigma e l'indecifrabile con cui si è confrontata Alice. Sì, è questo, è il reale, ciò che non sappiamo mai, che noi facciamo finta di non sapere, noi ci sforziamo di vivere come se sapessimo tutto. Noi siamo un io, siamo una identità, le cose sono sotto controllo, in realtà sotto a questo, sebbene ci facciamo caso, i nostri pazienti ci invitano a farci caso, visto che non ci riescono a stare su questo livello, sotto c'è veramente un potenziale caos, a cui noi dobbiamo dare senso, e i nostri pazienti non riescono a dare senso, ma anche noi, se ci scendiamo dobbiamo farlo in un modo soltanto, e insegnando anche a loro, cioè la cosa, elevarla alla dignità di un oggetto. Solo come altra cosa la cosa può apparire. Insomma, io posso scrivere una poesia su un bicchiere, perché in questo bicchiere improvvisamente riesco a vedere, a mettere, a sentire tantissime cose molto particolari, ciò che fa un artista mediamente, ma che fa anche un analista quando riesce a dire le parole giuste, le parole che toccano, come era citato un libro di Michel Quinodo. Dunque solo chi vive esperienze emotive può eventualmente usare parole che della vita siano piene. In questo senso la parola è corpo, ossia pulsione, termine che al di là del significato specialistico, strettamente psicanalitico, lo rinvia semplicemente alla vita che sempre sfugge, ma che essa sola, con emozioni profonde, ci tocca.